Una delle canzoni che vediamo di più come sottofondo, che sentiamo di più come sottofondo nelle non televendite, sì, in quei momenti lì di notte quando ci sono le signorine che vendono il proprio corpo, diciamo. Ecco, è una delle preferite della Hotline e non riesco a capire qual è il collegamento tra una che si spoglia e questa canzone. Ci deve essere un motivo. JJ Brothers era Move It Up, yo. Keep pumping, tell the time I wanna see you jumping again. Move It Up di JJ Brothers, 3 settimane al numero 3 nella DJ Parade su Radio DJ, vi potrei dire anche quando? È esattamente già marzo, aprile, 13 aprile, ecco, sono preciso oggi, una cosa incredibile perché sto leggendo, chiaramente mica me la ricordo a memoria. Dopo la piccola pausa che avremo tra poco, ascolteremo una canzone che è arrivata al numero 1 della DJ Parade e ci è rimasta per diverse settimane. Sto parlando di Antico con Dreamer, tra poco! Anche questa è una delle canzoni che accompagna questi momenti in cui si vendono filmetti pornografici, spezzoni di filmetti pornografici, ma è un po' il destino della canzone di grande successo, no? Quando un disco ha tanto successo lo si sente di sottofondo lì, oppure a Striscia la Notizia, ecco, sai, in queste situazioni in cui proprio devono mettere delle canzoni molto molto famose, ecco, quando arrivi lì vuol dire che sei è sinonimo di grande successo, popolarità. Questa era Antico con Dreamer, una canzone che è rimasta al numero 1 5 settimane, anzi 4, è entrata in
in classifica il 23 marzo, pioveva quel giorno, mi ricordo. Non è vero, è uscita dalla classifica il 29 giugno, però il 29 giugno ha piovuto un po', pochino. No, non è vero. Andiamo avanti, dopo la numero 1, una canzone che a numero 1 non è mai arrivata, ma è rimasta 2 settimane al numero 2, 2 settimane al numero 3, quindi ci è andata molto molto vicino. È Night Train. All aboard for Night Train. Train, Cadoc, 2 settimane al numero 2, 2 settimane al numero 3, e questo accadeva intorno a maggio, diciamo, il 18 maggio, l'11 maggio. Oh, 11 maggio, senza litigare, via. Andiamo avanti, rimaniamo nello stesso periodo con un'altra canzone che non è mai arrivata al numero 1, entra nella zona alta della nostra classifica il 25 maggio e ci rimane per diverse settimane, 2 settimane al numero 2 e una al numero 3. È già in sottofondo perché DJ Fargetta ce l'ha spinta, eccola qua. I try. Attiva. You know.